Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Di solito non porto video delle gare perché c'è sempre tanto lavoro da fare, c'è tanta concentrazione sulla gara in sé, però ho deciso quest'anno di portarvi un po' di più dentro i miei weekend, dentro le gare, come ho già fatto per la Croazia, trovate il video qua sopra. Quindi questo weekend sono a correre ad Aviano, in Friuli, per una tappa di enduro che vale anche come EWS Qualifier, cioè una tappa che dà punti per poi correre il mondiale di enduro. Oggi è sabato, abbiamo già fatto le prove, piove, quindi la situazione è abbastanza complicata perché dobbiamo fare tante ore in bici e speciali molto molto toste, come vedrete, piene di pietre e terra molto smossa, fango, tutto sotto l'acqua domani perché infatti le previsioni danno ancora pioggia. Quindi sabato sera abbiamo mangiato, siamo abbastanza rilassati, è tempo di preparare la maschera per domani. Allora, io vengo dal downhill, corro in downhill e di solito usiamo delle maschere normali con dei tear-off, ovviamente non con la lente a specchio perché se c'è piove non si vede niente, però utilizziamo delle lenti a strappo semplicissime, montate da una parte, così, e ne tiriamo via una alla volta. Un'altra soluzione che però io in gara uso poco è il roll-off, ovvero un sistema completamente diverso, con un film che scorre da sinistra a destra, da destra a sinistra, con una cordicina che si tira in questo modo. Non lo utilizzo tanto spesso, soprattutto in gara, perché qua si pulisce solo una parte della lente, mentre invece con un tear off si toglie tutta la sporcizia che c'è in tutta la lente. Questo lo uso molto spesso in allenamento, quando piove, così è molto più veloce, molto più comodo e in più non inquiniamo il bosco. Qui in enduro penso valga la stessa cosa, quindi adesso monterò questo per prepararlo per domani. Ok, maschere pronte, casco lavato, pronto per domani, adesso non mi resta che andare a sdraiarmi in letto, rilassarmi un po'. Guardo un po' di video di oggi, ho fatto clip su tutte le speciali così me le ripasso un po' adesso e poi riposarci il più possibile per la gara di domani. Buongiorno ragazzi, eccoci qua, giorno della gara, siamo quasi pronti, ho sistemato bene la bici, ho dato un po' di olio alla catena, controllato la pressione, per vostra curiosità uso 1,5 davanti e 1,75 dietro, sono 26 PSI al posteriore, il terreno sarà molto scivoloso quindi una pressione un po' più bassa sarà sicuramente utile. Ieri poi ho montato gomma da fango davanti, uno shorty, e dietro una gomma, ho tenuto una gomma da asciutto e ho montato dei pedali crank da DH che sono un po' più larghi di quelli da enduro, hanno, come vedete, hanno i buchi un po' più grandi rispetto a quello da enduro, così il fango passa ancora meglio perché di fango ce ne sarà parecchio. Barrette prese, ora prendo il casco e mi avvicino verso la partenza. Facciamo un applauso anche Colombo. Grazie per essere qua Francesco. Grazie a voi. Ti auguro buona gara. Grazie. Ma sei tanto tu, che te ne frega te. Muller, aspetta, non era tipo uno yogurt? Okay. Grazie. Scusami, non volevo paragonarti allo yogurt. Però... Ma allora ragazzi, dov'è Aviano? Aviano è esattamente qua sotto, quella lì è la base militare dove ci sono i caccia, soprattutto americani. Laggiù in fondo non si vede tanto bene, ma ci dovrebbe essere Venezia. E qua siamo molto vicini a Pordenone. Pordenone! Siamo quasi pronti per PS1, ha iniziato a piovere ovviamente. E laggiù c'è la partenza, questo è un piccolo trasferimento. E la speciale è abbastanza lunga, c'è un lungo tratto da pedalare in mezzo, ma soprattutto ci sarà un bel po' di fango. Thank you.
Occhio! Spostati! E dove? Figa! Grazie! Thank you.
Mamma mia, speciale più dura che abbia mai fatto in vita mia. Ragazzi, qualche aggiornamento nel corso della gara. Sono al CO adesso, non ho registrato niente, non vi ho detto niente tra la 1 e la 2 e tra la 2 e la 3. In primis perché la 1 l'ho sofferta un po', era davvero dura, come sentivate dall'audio ero fuori giri, davvero il mio fiato era oltre il dovuto e quando sono arrivato in fondo alla 1 ero veramente fuori giri, quindi ho solo pensato a non vomitare e riposare il più possibile per la 2. E il fatto è che ci sembrava bellissimo partire senza dover fare un trasferimento tra la 1 e la 2, però in realtà avevamo veramente poco tempo per recuperare dopo una discesa così lunga, così dura, e poi avevamo una 2 ancora più lunga, ancora più dura e... scusate. La 2 è andata male, nel senso sono andato veramente in crisi perché il terreno scivolava tantissimo, io non sono assolutamente abituato a girare in queste condizioni, era ghiaccio ovunque, quindi non è andata proprio bene, però non sono caduto, sono rimasto in piedi e questo è l'importante. Ora mi nutro un po', scimpanzé binatural, gusto burro d'arachidi. Poi berrò un bel po' perché si suda tantissimo, specialmente nel trasferimento tra la 2 e la 3, sotto bosco si sudava tantissimo. E mangerò anche mezza banana. La PS3 stava andando abbastanza bene, la pista era carina, molto da guidare, c'era anche lì qualche salita da fare, bella scivolosa tra le radici, ma dopo un salto, come avete visto, sono scivolato in un pezzo molto molto ripido, c'era davvero sapone per terra, si scivolava davvero tanto e non ho potuto fare niente perché la ruota dietro mi è scappiata, non in direzione della curva dopo ma dall'altra parte, quindi sono caduto, non mi sono fatto niente, un po' male al polso ma niente di che, quindi
Adesso do una sistematina alla bici perché ha fango un po' ovunque, quindi alleggeriamo un po'. Penso che tra la 1 e la 2 o subito dopo la bici pesasse 20 kg, tipo, anche di più forse, 25 kg, davvero, era impedalabile, durissima, pesantissima. Però queste sono le gare, queste sono le gare di enduro bagnate. Ah, tra l'altro è la mia prima gara di enduro bagnata questa, nella mia carriera. Dai, sistemo due cose e andiamo su per la 4. Yo! Com'è? Bene. Sei prima? Sì. Fino alla 2 sì, allora la 3 non l'ho vista. Sì, perché l'ho presa nella... Però nella 2 no. No, perché ho fatto un macello io. Grande. Dai, yeah. A dopo. Eccoci qui ragazzi, altra conclusione qua nel mio furgone, sono arrivato a casa. Allora, in totale 11ª posizione, né bene né male, nel senso che la gara non è andata benissimo perché l'ho subita davvero tanto, era davvero dura per me, era davvero una gara dura, tanto da pedalare nelle speciali, come avete visto, e condizione davvero al limite, cioè si scivolava davvero tanto, non si vede tanto la ruota quanto scivolava dai video che ho fatto, però potete vedere che è tutta impastata di fango e davvero scivolava un sacco. Però dai, punti presi, poche cadute, niente infortuni, quindi weekend positivo in generale. Adesso ricarichiamo le batterie perché il prossimo weekend userò questa bestia qua, la mia bici da discesa, per la prima tappa di Coppa Italia a Sestola. Complimenti a Francesca perché ha vinto la gara, ha vinto la sua categoria, quindi tanti complimenti a lei, le condizioni erano difficilissime. Andatela a seguire, francielle29er, su Instagram. E complimenti anche all'organizzazione, complimenti a Riccardo, a tutte le persone che si sono sbattute per far sì di riuscire a fare questa gara nonostante le condizioni che c'erano. Davvero complimenti, ottima gara, mi piacerebbe ritornare a girare su questi sentieri senza pioggia, senza bagnato. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!